Che cosa è successo? Aiutatemi per favore! Sei caduta! Ti sei fatto male? Sì, mi fa male la caviglia! Sì, coraggio, non piangere. È solo una botta, ti passerà. Puoi stare tranquillo. I maschi a volte sono proprio pappe molli. Che cosa hai detto? Ho detto che siete pappe molli e dei gran fifoni. Maria ha ragione. I maschi si danno tante arie, ma sono fragili, è la verità. Che cosa dice, maestra? Però anche le femmine, quando fanno le presuntuose, sono insopportabili. Non è vero, maestra! Quando sarete più grandi lo capirete. Arrivederci, maestra Fluke! Ciao, bambini! Vi aspetto domani. Sì, a domani! Sono qui. Bentornata. La scelta di Kluke. Dunque, ricapitoliamo. Se ho capito bene, io, noi e Bouquet dovremo rimanere su questa spiaggia finché tu non sarai tornato. Nel frattempo, ne approfitterai per andare a cercare Kluke e convincerla che grazie ai poteri di noi potrà riavere la sua ombra. Ecco, non mi è chiaro perché non possiamo andarci tutti insieme. Pensavo che ti piacesse stare qui al mare. Facci pure da solo a cercare Kluke. Ti sei fatto convincere in fretta. Su! Su? Dai, vieni a fare una nuotata con me! Mi raccomando, conto su di te, Marumaru. Ci vediamo. Ehi, Su. Non ti dimenticare che chi troppo vuole non la stringe, Maro. Ma che cosa hai capito? D'accordo, è possibile che io non abbia capito nulla. Ma sono passati 2 anni. Sì, e con questo? Può darsi che Kluke non voglia più tornare. Questo lo vedremo. Buona fortuna. Noi, che cosa ci fai qui? Di un po', dove avevi intenzione di andartene tutto solo? Ti avevo chiesto di restare con Marumaru e Bouquet. Sì, hai ragione, ma sono molto curioso di conoscere l'evocatrice di ombre che stai cercando. È una faccenda che non ti riguarda. Mi riguarda e come? Sai benissimo che senza di me non riuscirai mai a far tornare in vita la sua ombra. Ti ordino di aspettarmi qui, chiaro? Blue Dragon! Coraggio, amico mio, andiamo! Se credi di poter fare tutto da solo, ti sbagli. Prendetela! Dov'è finito, Su? Amaro, amaro, amaro. Stanno arrivando delle ragazze bellissime. Dove, dove? Ehi, guarda, ma quella non è la tua segretaria. Ma dove? Non fare il finto tonto. No! Non vale. I miei poveri occhi hanno avuto una visione orrenda. Allora, dove è andato, Su? Beh, veramente, doveva fare una cosa importante. Che cosa doveva fare? Ecco, aveva sete e così è andato al chiosco a prendere una granita alla fragola. Non capisco, come mai ci mette così tanto? Forse non ci sono le fragole e adesso non sa cosa scegliere. È andato da Kluke, vero? Già, è proprio così. Tu lo sapevi, mi hai preso in giro. Sì, no. Come hai potuto farmi una cosa del genere? È un figliacco, avrebbe dovuto dirmelo. Se n'è andato. Perché? Perché? Ah!
Chissà se è questa la direzione giusta. Allora, Shu, dov'è finito il tuo senso dell'orientamento? Beh, ecco. E adesso? Oh. Da quale parte? Andiamo a destra. Andiamo bene. Ah, che male. Accidenti. Ti prego, Shu, fammi almeno avere tue notizie. Bouquet, deve essere successo qualcosa. Non riesco a trovare quella peste di noi da nessuna parte. Com'è possibile? Vuoi vedere che si è messo in viaggio con Shu? Oh sì, potrebbe anche essere. Se lo prendo, lo stritolo! Perché hai portato quel tappeto con te? Mi hai abbandonato qui da sola! Hai visto? Era una stella cadente. Fa che incontri una bella ragazza, 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 fa che incontri una bella ragazza. Allora io vado. Fa attenzione. Sì. Buongiorno, bambini. Buongiorno, maestra. Ecco, le lascio mio figlio. Sì, d'accordo. Mi raccomando, obbedisci alla maestra. Non preoccuparti, mamma. Deve essere questa. Coraggio, apri la porta! Sono io, il tuo amico Shu! Apri, Kluke! Kluke! Oh. Kluke non è in casa. Ritornerà questa sera. D'accordo, capisco. Posso sapere che cosa vuoi da lei? Sono venuto a chiederle di venire via con me. Per quale motivo? Posso riportare in vita la sua ombra! Sei sicuro di quello che dici? È la verità? Sì, ho le prove. Io, Bouquet e Marumaru siamo già tornati in contatto con le nostre ombre. Se Kluke venisse con me, potrebbe sicuramente rivedere Fenice. Credo che a Kluke ormai non interessi più riavere il potere dell'ombra. Ma allora non sapete nulla. La situazione è molto cambiata. Di che stai parlando? Il quartier generale di Rosekstan, Alba Rosa, è svanito nel nulla. Non si sa di preciso come sia successo, ma non si hanno più notizie del generale Logi. Vieni con me. Non posso stare in piedi a lungo. Le ferite ti fanno ancora male, vero? Lasciamo perdere le chiacchiere. Raccontami tutto nei dettagli. Qualche tempo fa sono stato attaccato da un drago che non avevo mai visto. E poi un ragazzino ha riportato in vita Blue Dragon. Ehi, ragazzi, aspettatemi! Uffa, chissà perché i maschi fanno tanto fiasco. E tu non badarci, lasciali fare. D'accordo. Deve essere lei. Perché ti nascondi? Coraggio, vieni fuori. Non sei un bambino del villaggio, vero? Cosa? Guarda che io non sono più un bambino. Ma chi è? Lo conosce, maestra. Io non l'ho mai visto. Posso sapere da dove vieni? Non te lo dico, è un segreto. Capisco. Quindi tu hai un segreto. Che cosa ci trovi di strano? Ah, proprio niente. Tutti hanno un segreto. Oh. Coraggio, Mari. Raccontaci un tuo segreto. Ah. Ecco, io stamattina ho rubato dei biscotti e li ho mangiati tutti. Oh, ma per favore, maestra, non lo racconti alla mamma. Sta tranquilla, piccola. Se proprio lo vuoi sapere, il mio segreto è molto più importante. Prendete. Che meraviglia, che cioccolato per voi. Forza, ragazzi, venite qui, è ora di fare merenda. Evviva! Grazie, maestra. Scusa, e tu chi saresti? Cosa cambia se te lo dico? Quindi anche il tuo nome fa parte del segreto? Io mi chiamo Noi. Davvero? Molto piacere. Allora, Noi, che ne dici di fare merenda tutti insieme? D'accordo, se insisti. Buon appetito! Ah? Ah.
Che bontà! I biscotti della maestra Kluke sono sempre deliziosi. È vero, sono proprio squisiti. Sapete, li ho preparati con il latte e la farina che mi hanno regalato i vostri genitori. Quando avrete finito di mangiare, farete un bel sonnellino, d'accordo? Sì! Ad ogni modo, ci sono ancora molte cose che non sappiamo. Come se non bastasse, si stanno verificando degli strani incidenti. Dobbiamo tornare a combattere, ma ci servono le nostre ombre. Ecco perché ho deciso di venire qui. Voglio chiedere a Kluke di ricongiungersi al gruppo e riportare in vita la sua ombra, come abbiamo fatto noi. Stai dicendo che sei venuto qui per trascinare di nuovo Kluke sui campi di battaglia? Beh, sarà lei a decidere. Buonanotte, mammina. Dovresti riposare anche tu. Ehi, non mettermi a livello di quei marmocchi. Scusa se te lo chiedo, ma dove sono i tuoi genitori? Non importa, sono venuto qui da solo. Capisco, ci sono molti bambini nelle tue stesse condizioni. È colpa di questa guerra senza fine. Allora, qual è il tuo segreto? Il mio segreto? Sei stata tu a dirmi che tutti hanno un segreto. Hai ragione. Un tempo ero un'evocatrice di ombre, ma questo non è un segreto. E lo sanno tutti che ormai ho perso i miei poteri. Comunque, cerco sempre di fare del mio meglio. Facendo la balia a questi bambini? Esatto, ma sono anche un'infermiera. Un'infermiera? Non lo sapevo. Quando è finita la guerra contro le tenebre, ho lavorato in un ospedale. È un caso urgente. Avviso subito il dottore. Il paziente è grave, ha bisogno di cura. Arrivo. Non conosciamo il nome di questo ragazzo. È ferito gravemente e purtroppo è fuori di sé. Soffre molto, non smetti un attimo di urlare. Andropov. Sei proprio tu, Andropov. Questa voce. Kluke, sei davvero tu? Sì, sono Kluke. Grazie al cielo sei vivo. Sono contenta. Contenta. Non sei cambiata affatto, Shu. Sei venuto qui solo per trascinare di nuovo Kluke sui campi di battaglia. Hai già dimenticato quello che è successo? Certo che no! Ricordo benissimo quel giorno! Il medico ha detto che devi fare la convalescenza in un posto tranquillo. Lo so. Il fatto è che mi piacerebbe se tu venissi insieme a me. Sei tu, Andropov. Non è meraviglioso? Hai visto? Andropov è sano e salvo. Proprio sano non direi, comunque ce l'ho fatta. Bene, mi fa piacere. Che cosa ci fai da queste parti? Devo parlarti. Allora adesso sarà meglio che vi lasci soli. Che cosa dici? Non ce n'è affatto bisogno, vero? Sono venuto qui su incarico del vecchio Legolas. Ha formato un nuovo gruppo di resistenza e ti chiede di combattere con noi. Dovrei tornare a combattere. Sì. Contro gli uomini di Rosikstan. Quello che ha fatto Loghi è imperdonabile. Oh, beh, ecco. Non preoccuparti. Non potrai più combattere al fianco del generale Loghi. Kluke, vuoi tornare in squadra? Insieme a noi? Impossibile. Ormai non sono più un'evocatrice di ombre. Non ho più alcun potere. Anche Loghi ha lo stesso problema. Infatti adesso combattiamo usando dispositivi meccanici come le ombre nere e le navicelle. Beh, però è inutile che te lo dica. Nessuno meglio di te ci sa fare con le macchine. Ci saresti di grandissimo aiuto. No, non credo. Ti prego. Sai, Kluke, anch'io vorrei chiederti una cosa. Conosco un posto molto tranquillo e silenzioso, circondato da montagne e ruscelli. È sicuramente il luogo ideale dove vivere. Di che cosa stai parlando? Della mia convalescenza. Che significa? Kluke, mi farebbe piacere andarci con te. Potremmo rifarci una vita e dimenticare la guerra. Sarebbe bello, però. Ehi, aspetta un momento. Prima di te ci stavo parlando io con Kluke. Ti prego, unisciti a noi. Non abbiamo più notizie di Giro. E Marumaro è impegnato a proteggere il suo villaggio. Ti supplico. Ecco.
Eccoti, Shu, finalmente ti ho trovato! Ah, tesoro, si può sapere perché te ne sei andato senza dirmi nulla? Mi dispiace, Shu, ma non posso venire con te. Luke! Ho preso una decisione. Non voglio più combattere. Non voglio più combattere. Sono state proprio queste le sue parole. Da allora le cose sono molto cambiate. Adesso siamo in grado di far tornare in vita la sua ombra. Tu però non sei cambiato affatto. Perché non vuoi rispettare la decisione di Clu? Basta, mi sono stancato! Il mondo è in pericolo, dobbiamo fare qualcosa. Non sono venuto fin qui per ascoltare le tue prediche. Ehi, dove stai andando? A cercare Clu, le voglio parlare. Shu! Aspetta! Ti consiglio di ragionare, altrimenti... Dovrai vedertela con me! Forse hai dimenticato che anche la mia ombra è tornata in vita. Blue Dragon! Ah! Abbiamo bisogno dell'aiuto di Kluke! A quanto pare hai ritrovato la tua forza, quindi non hai più bisogno di stare appiccicato a Kluke. Appiccicato, hai detto? Pensi davvero che io l'abbia costretto? Basta adesso. Ma che succede? Shu, non riesco a liberarmi. Oh no, Blue Dragon! Se sei convinto che Kluke stia con me solo per pietà, ti sbagli di grosso! Kluke. Non occorre che tu continui a prenderti cura di me. Dai, non ti preoccupare, lo faccio con piacere. Sono molto felice di poter passare le mie giornate con te. Alpha Eve! Non ci credo. Reagisci, Blue Dragon! Non hai alcuna speranza! Arrenditi! Avanti, Shu, che cosa aspetti? Dammi più potere! Lasciaci in pace! Questa volta me la sono vista brutta. Mi dispiace, Andropov. Forse è meglio che la smettiamo. Vai! No, adesso basta! Fermati! Non mi fermerò finché non te ne sarai andato! Che fine ha fatto l'energia che avevi poco fa? Ascoltami! La sicurezza e la pace del nostro mondo sono state nuovamente minacciate! Abbiamo assolutamente bisogno dei poteri di Kluke! Non permetterò mai che Kluke se ne vada! Cerca di ragionare! Che cosa ne dici? Vogliamo convincerlo con la forza. Dico a te, sveglia! Basta così! Tutto bene! Non ti avvicinare! Non fare un passo in più! A quel tempo non me la sentivo di ricominciare a combattere. Ti assicuro che è stato molto doloroso dire a Shu una cosa del genere. Ma so che nel profondo del cuore è riuscita a capirmi e mi vuole ancora bene. Allora sarebbe questo il tuo segreto? Non è un segreto, non l'ho mai nascosto. Semplicemente, tra le tante possibilità che avevo, ho scelto di venire qui ed iniziare una nuova vita. E questo è quanto. Se adesso ti si presentasse una nuova occasione, tu che cosa faresti? Calmati, Maria, hai fatto un brutto sogno. Va bene, bambini, per oggi il sonnellino è finito. Vi saluto, si è fatto tardi, devo andare. Sei sicuro di non voler restare con noi? Mi piacerebbe, ma c'è una persona che mi sta aspettando. Davvero? Arrivederci, allora. Kluke, immagino che tu non abbia alcuna intenzione di lasciare questo posto. Sì, infatti. Dammi la tua mano. Perché, scusa? Non preoccuparti. Noi Sadan Tosengelda. Che
cosa hai fatto? No, è soltanto un incantesimo per quando ti troverai in difficoltà. Davvero? Beh, ti ringrazio molto. Spero di rivederti presto. D'accordo, arrivederci. Maestra! Sì, arrivo subito, bambini. Eccomi, sono qui. Bentornata.